Benvenuti su paolodetrane.it. Come vedete oggi un video diverso dal solito. C'è qualcosa di strano che succede. Siamo in un posto fantastico, veramente molto particolare, molto d'effetto, sulle colline dietro Livorno. Siamo qua per fare uno shooting e a differenza di quello che vedete di solito, oggi voglio farvi vedere come gestiamo le luci in uno shooting e cosa succede durante uno shooting, dal posizionamento appunto dello schema luci ai cambi abito e a tutto quello, il trucco, il parrucco e tutto il resto. Quindi restate con noi per vedere insieme e vivere insieme a noi la giornata di oggi, divertendoci e imparando forse qualcosa. Spero per voi, spero che possa esservi utile. Molti mi hanno scritto chiedendomi come fai questo, come fai questo, come fai l'altro. Ecco, oggi vi mostrerò come faccio le cose io. Non vuol dire che questo è l'unico modo, il modo giusto, ma è come piace farle a me, come mi trovo bene io, è il mio stile, la mia tecnica. Ok? Quindi rimanete con voi, con noi e ci vediamo tra pochi minuti nell'altra stanza per illustrarvi lo schema luci insieme a Lorenzo e Madine, la nostra bellissima modella che sta arrivando, almeno spero. Eh? Che ne dite? Posto davvero meraviglioso. Questo è il camino di casa mia, è in fase di ristrutturazione, come potete vedere. Alfred non ha acceso il riscaldamento e fa molto freddo, però qui è dove faremo la prima parte dello shooting. Come potete vedere, o come potrete vedere tra pochi secondi, da quella parte ci sono due speedlight, due Nikon B600, SB600, montati sul cavalletto con un ombrello di riflesso. Quella sarà la nostra luce di riempimento, mentre quel Alien B800 montato lassù con l'Octabox più grande che Alien produce sarà la nostra main light, stranamente, leggermente alle spalle del nostro soggetto, che creerà su questa parte della modella una ring light che renderà gli scatti molto drammatici. Siamo in un posto bellissimo, non potete vederlo, ma lo vedrete dopo. Abbiamo un soffitto completamente affrescato e il resto è abbastanza diroccato come si intravede e vogliamo mantenere questo mood. Per farlo abbiamo scelto appunto di utilizzare una luce abbastanza drammatica. Abbiamo la compagnia dei piccioni, come sentite in sottofondo, la modella si sta finendo di vestire, tra poco ve la presenterò e probabilmente come consiglio posso dirvi, potete al posto di usare quei due SB600 come riempimento, potrebbe essere sufficiente utilizzare semplicemente un pannello bianco riflettente usato vicino al soggetto. Questo se decidete di fare dei primi piani, ma nel nostro caso cercheremo di prendere anche un po' diciamo l'ambiente, per cui abbiamo optato per questa soluzione che ci permette di avere un po' più luce da questa parte. Vieni, Madi, vi presento la nostra modella di oggi, bellissima. Lei, Madine, farà parte del nostro shooting e rimarrete in compagnia sua, soprattutto mia, molto meno, mi vedrete molto meno per tutta la giornata. Quindi restate con noi e iniziate a prendere appunti, perché nella seconda parte vedremo nel super salone che c'è da quella parte un'impostazione di luce leggermente diversa. Quindi buon divertimento e a dopo.